La pappa, eccoci qua. Oggi versione ancora più dietetica del porridge di cui feci il video. Vi ricordate la mia colazione anticellulite e antifame? Che in tante, tante, pure nel frattempo sto qua a guardare, non ce la faccio. Mi avete detto che avete fatto, che vi è piaciuto, però alcune si sono un po' lamentate. Io leggo sempre tutti i commenti e mi hanno detto: ah, ma è troppo pesante, al cioccolato, fai una cosa più leggera. Eccoci qua, versione super estiva, ancora più leggera, ma ugualmente buono con la frutta, ragazzi, è favoloso. Stavolta è una versione quindi fredda, che non ha bisogno neanche di cottura, quindi d'estate, così, soltanto che lo dovete preparare un po' prima, quindi adesso lo prepariamo un po' prima e poi ce lo mangiamo, se no altrimenti, Nancy, mi vuoi aprire questo, visto che stai con le mani in mano? Se no altrimenti, se diciamo non avete tempo di prepararlo il giorno prima, potete anche farlo direttamente seguendo, come vi feci vedere nell'altro video, cioè sul fuoco. Le quantità sono un po' diverse perché comunque non va cotto, quindi metteremo un pochino meno acqua. E in questo caso anche versione più leggera perché in quell'altro video avevo usato il latte, se vi ricordate, il latte vegetale. Adesso usiamo l'acqua, quindi versione ancora più leggera, dietetica, estiva. Però ovviamente se volete renderlo più consistente mettete il latte vegetale. Quindi io qua lo metto direttamente qua dentro, vi faccio vedere come viene carino, così poi fate più presto, ve lo mangiate direttamente qua dentro. I fiocchi d'avena, i miei preferiti sono questi qua che compro al supermercato, da come potete vedere dai numerosi videolog. Allora, eccoli qua. Ecco i nostri fiocchi d'avena. Come al solito metto anche sempre un po' di crusca d'avena. Le potreste mettere anche solo i fiocchi d'avena, quindi questi grandi, o solo questa, come vi dissi nell'altro video, come preferite. Io preferisco sempre mixarli per avere un effetto non troppo sottile, neanche troppo grande. Ecco qua, messa anche la crusca d'avena. Acqua ce ne va fino a coprire. Mezzo bicchiere di acqua più o meno, comunque finché non si è coperto tutto, quindi vi regolate un po' voi, vedete? Comunque la ricetta ve la metto come al solito in sovraimpressione. Ecco qua, vedete, così più o meno deve essere, cioè coperto bene. Quindi mescoliamo e a questo punto io ci aggiungo per le mie bacche di goji. Perché queste qua sono utili proprio se volete stare in forma, perché aiutano a tenere il peso sotto controllo, aiutano a dare un senso di sazietà, fanno tanto bene, ricche di antiossidanti, vitamine e poi sono buonissime e danno anche un sapore dolce al nostro porridge. E poi per lo stesso motivo metto anche un po' di uva passa, uva sultanina, in modo che vado a dolcificare naturalmente questo porridge, perché io non aggiungerò zucchero né nulla, poi voi fate come volete, magari ci potete mettere un po' di sciroppo d'acero, ecco, per renderlo più dolce. Poi tutte le sostituzioni della ricetta le troverete nei blog. Esatto, le mettiamo sul blog www.callitadolce.com. Ecco qua, è pronto. Adesso ragazzi lo lasciamo in frigo. Ho 3-4 ore, quindi se lo dovete mangiare il pomeriggio, questo è ottimo sia come merenda che come colazione, lo preparate la mattina. Se lo dovete mangiare la mattina, lo preparate la sera. Quindi adesso. Sì, ma non è Giusto, qua ci sono più bacche di No, ma goji. perché non ho mescolato bene? Perché tu te lo Guarda, devi io. prendere. No, perché non ho mescolato bene. Dai, Attiva! mettiamoli. In frigo e domani ce lo pappiamo. Non è finita qua, domani altre cosine ci andiamo a mettere. Ciao! Buongiorno, appena sveglia, andiamoci a mangiare sto porridge. Qua chi c'è? Nelle loro cuccette, Molly tutta tosata e Cuchino piccolino. Che fai tu qui dentro? Cattivo, uscite! Eccolo qua, ragazze. Le ho praticamente tirato dal frigo, poi dopo basta dare una mescolatina. E praticamente diventa così, cioè diventa tipo quando lo cuocete, più o meno uguale. Eccolo qua, preparato. Tanta frutta fresca, io ci metterò i miei frutti preferiti, lampone, ma solo perché non ho le fragole. Lampone, poi dipende dalla stagione, perché è meglio sempre mettere frutta di stagione, quello che trovate, insomma, mi piacciono tanto i lamponi, quindi ci metto i lamponi. Ah, che meraviglia!
buono. È buonissimo fatto così, anche molto buono, con la frutta, quindi vi assicuro che è buono. Poi ci metto i mirtilli, che adoro troppo, i mirtilli veramente sono ottimi per la salute, per la linea, per tutto. Scusa Nancy, ma le ciliegie poi dopo con l'osso le metto? Vabbè, che fa, mi piacciono. Che dici, non è fatto, però le voglio mettere tanto. Le metti per guarnizione, poi dopo le mangiamo così. Ce le mangiamo prima. Non le mettiamo, diciamo. Va bene, io ne metto tanto. Avena, anche questo è super anticelluliti, antifame, cioè nel senso che dà un senso di sazietà. Lo mangiano molto gli sportivi perché è molto molto proteica e contiene pochissimi grassi ed è buonissima. Sul blog vi metto la spiegazione scientifica del perché è anticellulite. Consumata abitualmente, l'avena aiuta proprio a combattere la cellulite, ovviamente assieme a tutto uno stile di vita. Guardate qua che meraviglia. Niente, si fa gola, è troppo troppo bello, buonissimo. Siamo come merenda che come colazione. Struccata perché sono una persona molto molto coraggiosa, ragazze. Adesso andiamo a mangiare, non vedo l'ora di mangiarlo, è troppo troppo buona. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Questo è il mio secondo canale, vi mando un bacio grande. Ciao ciao. Cocco porcelloso con granella di mandorle, yeah, troppo buono. Molto.